Turno infrasettimanale di Serie D con due incontri di cartello. Se il Campobasso, appena ritrovata la vetta della classifica, ospita il Rieti, autore di una rimonta a suon di vittorie, una serie spezzata dal pari di Castelfidardo di due domeniche fa, il Notaresco riceve la Recanatese. Il match del Savini può incanalare una delle due squadre nell'obiettivo di mettersi in scia al Campobasso e sventarne la fuga, anche se su tutte le valutazioni pendono i recuperi, molti nel caso dei Leopardiani che ne hanno 5, comunque 3 in più di Campobasso e Notaresco. La squadra di Epifani è stata rallentata dai pareggi con Vastese e Vasso Girardi e schiuma rabbia per episodi arbitrali contrari. Una voglia di rivalsa da mettere sul campo per vincere un match delicato. Notaresco al completo, al netto dei lungodegenti Lattarulo e Colombatti, tra i Leopardiani out ancora sbaffo. Dei due scontri diretti proverà ad approfittare il Castelnuovo, che ospita il fanalino di coda a Porto Sant'Elpidio. Sulla carta un match agevole, anche se il tecnico Guido Di Fabio dovrà fronteggiare le assenze per squalifica di due pilastri come Loviso e il capitano Terrenzio. Torna a disposizione Sbarbati, che potrebbe avere una maglia da titolare. Neroverdi comunque galvanizzati dalla rimonta nel finale contro il Tolentino. Squadra cremisi che invece se la vedrà domani all'Aragona contro una Vastese che sta traendo giovamento dalla cura del neotecnico Fulvio D'Adderio, ma anche dagli ultimi innesti di mercato che hanno aumentato solidità e talento nell'organico. Squadra reduce da 4 vittorie e 3 pareggi, questa la serie utile dopo lo stop col Castelnuovo. Una vittoria coi marchigiani vorrebbe dire centro classifica, ma sarà importante gestire le energie visto che la Vastese da metà gennaio ha giocato sempre, ogni 3 giorni. A riposo il Giulianova, rinviato il match col Matese come rinviato quello tra Montegiorgio e Fiuggi. Sull'ostico campo del Castelfidardo cerca riscatto il Pineto, che sarà privo del capitano Pepe, squalificato. Nel frattempo continua la campagna acquisti nel mercato invernale e vicino l'accordo con il 37enne ex centrocampista del Pescara Alessandro Bruno, ora in forza al Casarano, Serie D Girone H. Ieri ufficializzato il centravanti belga ex agnonese Jean-François Mbouba. Sono attaccante numero 9, sono contento di arrivare qua in questa società in Pineto Calcio e vorrei fare cose buone per questa società. Forza Pineto!